Allora, tra qualche istante iniziamo questa nostra manifestazione per informare la cittadinanza di Pescasseroli e i graditi ospiti su quanto accaduto il 1° agosto di quest'anno, quando la maggioranza dei consiglieri comunali di Pescasseroli ha ritenuto di doversi dimettere contestualmente, favorendo così il commissariamento del comune di Pescasseroli. Sono passati ormai quasi un mese e chi avrebbe dovuto fornire, diciamo, le vere motivazioni di questa crisi politico-amministrativa della maggioranza, della ex maggioranza di centrodestra, ha ritenuto di farlo in maniera scomposta, a partire dalla lettera che ha fatto recapitare l'ex sindaco a molti cittadini di Pescasseroli. Il Partito Democratico di Pescasseroli e il gruppo consigliare, ex gruppo di consigliare Crescere, ha ritenuto di dover scendere in piazza, guardare in faccia la gente, la popolazione, i cittadini e i graditi ospiti, e così informare su quanto accaduto. Io mi limito qui, passo la parola quindi al nuovo coordinatore del Partito Democratico di Pescasseroli, della Unione Comunale di Pescasseroli, e poi all'intervento, diciamo, informativo del capogruppo, ex capogruppo, diciamo, consigliare, il dottor Giura. Passo la parola quindi al nuovo coordinatore Cesidio Boccia. Cittadini e cittadine di Pescasseroli, buonasera. Ringrazio Attilio per la presentazione e non so ancora se ringraziare lui ed il partito per avermi dato in eredità questa grande responsabilità, che oggi mi porta qui e mi porterà nella famosa piazza Sant'Antonio a relazionarmi con voi. Pertanto mi scuserete se sarò un pochino emozionato. Vorrei aprire subito una parentesi. Innanzitutto vorrei chiedere scusa a tutti i cittadini di Pescasseroli da parte del gruppo consigliare Crescere PD, visto che l'ex sindaco ed alcuni suoi consiglieri non hanno avuto la sensibilità di farlo, preoccupandosi di scaricare le loro colpe su altri invece di fare ammenda e pensare che se a Pescasseroli sia arrivato il commissario in un momento poco opportuno, la responsabilità è esclusivamente da loro. A me hanno insegnato che la minoranza ha il compito di mandare il prima possibile a casa una maggioranza. Figuriamoci una maggioranza incapace che non c'è più. E poi, a voi caro gruppo Cives, se pensate di ricandidarvi e mandare e magari vincere, attenzione, che noi siamo pronti al 3, altro che 2. Scusatemi lo sfogo, chiudo questa piccola parentesi. Adesso va di moda il cambiamento, dare spazio ai giovani. Noi l'abbiamo sempre fatto, infatti il PD di Pescasseroli non a caso ha scelto ed eletto il suo coordinatore, l'iscritto al partito più giovane. Questo è per dirvi che il nostro gruppo è aperto a tutti, giovani e meno giovani. Per cui avvicinatevi, proponetevi e non abbiate paura. Credo che, se è vero che c'è la necessità di un cambiamento, prima che nelle persone deve esserci nel modo di amministrare. E poi certo penso ad un coinvolgimento di tutte le esperienze e le generazioni. La situazione riguardante il nostro paese richiede l'impegno di tutti in una sintesi virtuosa. La premettere che secondo me è importante fare politica per amministrare un paese, e poi figuriamoci il nostro, importante in molti aspetti. Ritornando al cambiamento,
Il nuovo gruppo che andrà ad amministrare il nostro paese e i prossimi gruppi dirigenti dovranno essere formati o coordinati da persone che hanno già fatto esperienza amministrativa o politica, anche perché non mi sembra giusto che fino ad oggi chi ha impegnato il suo tempo libero nella politica e chi ci ha messo la faccia non valga più nulla. In questi ultimi anni il modo di relazionarsi è cambiato molto e adesso c'è internet, dove tutti liberamente possono iscrivere ai social network ed esprimere liberamente tutto ciò che uno pensa. Va bene, benissimo, ma bisogna uscire fuori e venire allo scoperto e relazionarsi ed esporsi verso i cittadini e proporre nuove idee, soprattutto mettersi in gioco guardandosi negli occhi. Per cui il PD di Pescasseroli nei primi giorni di settembre aprirà ed inaugurerà una nuova sezione aperta a tutte le persone di centrosinistra e simpatizzanti per costruire insieme una nuova prospettiva, nuova per la salvaguardia e lo sviluppo della nostra comunità e della nostra economia. Vi aspettiamo numerosi. Grazie di tutto, buona serata. Come scritto nel nostro volantino, il PD informa. Dopo l'intervento del nostro capogruppo Crescere, PD Carmelo Giura, i consiglieri dimissionari sono pronti a rispondere ad eventuali domande puntuali. Chi vuole può iscriversi ed intervenire o inviare domande scritte presso la segreteria. Grazie.